Vincenzo Radina, allenatore del Cedarkis. Allora Vincenzo, una sconfitta che potrebbe far male, quantomeno a livello morale. Sicuramente non è un grande risultato, però ritengo sia bugiardo. Ritengo sia bugiardo perché il primo tempo non meritavamo di andare sotto 3-0. È chiaro che 3-0. Però penso che quando fai... No, 4-0. Infatti, quando fai quegli errori lì contro una squadra come il Cavazzo, con gli attaccanti che il Cavazzo, è normale che subisci gol. Non dovevamo fare quegli errori, li abbiamo fatti ed è giusto aver preso gol. Preoccupante che siano stati errori e individuali e di reparto, no? Questo sì, magari... la fase difensiva oggi non mi è piaciuta. Sapevamo che loro avevano la forza nella velocità, nei micelli che attaccano la profondità come pochi. Dovevamo scappare prima, non l'abbiamo fatto. È giusto pagare, quando fai questi errori c'è poco da dire. Ti può consolare il fatto, insomma, che soprattutto nel secondo tempo, insomma, si è visto qualche cosa del tuo Cedarkis, di quello di come lo sta impostando? Io penso si sia visto, secondo me, anche il primo tempo. Non abbiamo fatto così male. Purtroppo i gol sono stati episodi che ci hanno anche un po' innervosito, se vuoi, ma l'occasione di Golino sul 2-0 è un gol quasi fatto e ha fatto una gran parata al portiere loro. E poi un po' di reazione, avevo chiesto ai ragazzi una reazione al secondo tempo, non era giusto prendere un'imbarcata del genere, è andata così, bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare. Spiegaci un po' la mossa tattica di questo Treleani davanti alla difesa. Ma allora, la realtà è che in quel ruolo lì ho 2/3 ragazzi che lo possono fare. Treleani mi dà centimetri e di conseguenza contro Knight, che le prende tutte di testa, avevo deciso di giocare con lui appunto per contrastare Knight sulle palle alte. Non è andata bene, non è andata come pensavo, ma è normale, quando sbagli ho cercato di rimediare, ma ormai eravamo già sotto di 3 gol. Ma ci sta, non è colpa di Treleani, non è colpa di Fabiani. Una nota tattica. L'avevamo pensata così, in realtà l'avevamo pensata diversamente, ma stamattina all'ultimo minuto mi ha chiamato Nicola Serini, che ha avuto un problema al lavoro, aveva mal di schiena e quindi ho riproposto la formazione più o meno di sabato. Cosa dirai ai tuoi ragazzi? Degli allenamenti? Ho già detto ai ragazzi quello che penso, ho detto che dobbiamo far tesoro di questa sconfitta, non ci deve assolutamente demoralizzare, il nostro percorso è cominciato bene, deve continuare così. Sappiamo e abbiamo dimostrato anche oggi che possiamo giocarcela con tutti, è chiaro che non dobbiamo fare gli errori che abbiamo fatto oggi.